Sono sicuro che almeno una volta avrai sostenuto un colloquio di lavoro dove un manager o un rappresentante dell'azienda ha cercato di metterti in difficoltà con domande scomode o antipatiche, e non domande ovviamente discriminatorie, piuttosto che con test, simulazioni o discussioni di casi aziendali. Ecco, non pensare che dall'altra parte necessariamente ci siano persone ciniche o che godono nel vederti in difficoltà. Pensa che invece non vogliono sbagliare nell'inserire la persona giusta per la loro ricerca e quindi vogliono testare le capacità del candidato. Quindi durante il prossimo colloquio stressante, vedilo anche come un segnale di rispetto, come un segnale concreto di interesse nei tuoi confronti e come una bella sfida da vincere. Quindi viva i colloqui stressanti, quando ovviamente sono ben strutturati professionalmente, perché sono un segnale di interesse verso la tua candidatura.